anticipare, diciamo, la riapertura, per aspettare la Lombardia, la riapertura per tutta Italia dovesse essere posticipata di qualche giorno, si parla di una settimana, lei sarebbe favorevole? Il governo ci faccia innanzitutto capire, perché sennò diventa il dibattito tra Sala e Solinas, tra il Presidente della Regione e il Sindaco. È il governo che ci deve far sapere, cioè deve far sapere agli italiani, in particolare ai Lombardi, ma non solo ai Lombardi, perché poi sono anche quelli che vorrebbero andare in Lombardia, se ci sono le condizioni il 3 giugno per aprire ovunque. Ce lo deve dire il governo. Se il governo dovesse ritenere che per la Lombardia non ci sono le condizioni, secondo me deve aprire gli altri e mantenere non zona rossa, non quarantena, è un fatto di cautela, secondo me, non è una discriminazione, è un fatto di cautela nell'interesse di tutti, compreso dei Lombardi, perché pensa nessuno in questo momento auspica che ci sia un controllo, una nuova diffusione del virus forte da andare in lockdown. Quindi il governo ce lo deve, se il governo tranquillizza, diciamo, ci sono le condizioni anche a punti sanitari, noi siamo felicissimi, perché che il paese riparta tutti è un bel segnale, è un segnale molto bello soprattutto per la Lombardia che ha pagato il prezzo più alto. Quindi smettiamola con questa sorta di discriminazioni, rancori, frasi, come dire, rivendicative o ritorsioni. Io credo nel momento, insomma, che è un tema sanitario, quindi io mi auguro che il governo ci dica è tutto a posto, però se il governo dovesse dire che non è tutto a posto, e tra l'altro vediamo che a distanza di 4 mesi non si è manco in grado di fare ancora i tamponi a chi si deve muovere, quindi probabilmente il governo ha ancora delle ragioni di cautela, allora si apre all'altro giorno. Cioè io penso che il centro-sud delle isole, ma anche stasera in teoria i napoletani potrebbero andare a Reggio Calabria, i romani andare a Bari e i palermitani andare a Potenza, penso si potrebbe fare, non ne vedo le ragioni, quindi perché dobbiamo pagare ancora un prezzo? Beh, se invece a Lombardia fosse stata Calabria, l'inverso, la Lombardia sarebbe già partita da 30 giorni e la Calabria sarebbe stata messa in un involucro di cemento e blindata definitivamente.